Sinceramente, più che il governo che ha eliminato gli aiuti, sono da incolpare le case che stanno sfruttando la situazione aumentando i prezzi. È chiaro, diminuire le accise è un metodo per abbassare il prezzo, ma soprattutto bisogna vigilare. Io avevo il diesel prima e adesso ho la benzina, però costa tanto tutto, sia la benzina che il diesel. È veramente dura, perché anch'io sono pensionata, una pensione piccola, è un casino. Beh, sono d'accordo, sicuramente sui giovani studenti e lavoratori come noi ha sicuramente un impatto su tutti i giorni. E le dico che insomma andiamo avanti di 20 euro in 20 euro, ma qua purtroppo il costo si fa sentire sulle tasche. Non va tanto bene che il governo abbia ridotto lo sconto, se si può dire uno sconto. Sicuramente chi trasporta i beni primari per i negozi ha dei costi maggiori, li deve per forza far ricadere nei prodotti che vende, insomma. Sì, appunto, il rincaro saranno sui prodotti e dopo dov'è che si va? L'ultimo anello della catena è sempre il piccolo cittadino che va a farsi la spesa. Ci vedo anche un po' di speculazione alla fine, perché chi eroga questi servizi alla fine magari ci marcia su. Le tasse sono tante e anche il costo della benzina, per esempio, quello sì, andrebbe pienamente rivisto.